Padre Franco, a proposito di lavoro, lei è stato a visitare il presidio dei lavoratori della Dopla di Manfredonia ed è stato molto molto duro, perché il lavoro è un diritto, soprattutto in una zona come quella del contratto d'aria, dove sono arrivate tante industrie che pian piano stanno smantellando e andando via. Sì, sono convinto che si tratti di un'azione che ha dell'illegale, io ho utilizzato anche il termine criminale, ovviamente esagerando forse nell'interpretazione, ma senza dubbio è vero, insomma si sta giocando sulla vita di tante famiglie, di tanti lavoratori, su una attività produttiva che funziona e ha sempre funzionato fin dall'inizio del contratto d'area, per motivi legati ad un fondo finanziario, quindi è la logica della finanza iniqua che sta colpendo invece la logica positiva dell'economia. Lo trovo addirittura criminale quando si favorisce la ditta del nord chiudendo la ditta del sud all'interno dello stesso network di produzione. Anche perché non è solo una vergogna, è proprio un crimine. Qui si è arrivati e sono arrivati con degli investimenti favoriti anche dalla legislazione e dall'aiuto dello Stato, quindi con fondi pubblici, e dopo aver avuto insomma i propri interessi e fatto fruttificare, cresciuto il portafoglio, se ne va magari utilizzando poi gli strumenti da portare su, insomma rinnovare la situazione al nord, peggiorando e distruggendo quella del sud. Questo, a mio giudizio, non è solo una vergogna dentro quello che è il sistema nazionale e di quella che vorrebbero chiamare l'autonomia differenziata, è un crimine, se non altro, contro le persone, contro le famiglie e contro il territorio.